Io volevo cominciare questa mia relazione leggendovi una frase di Polanyi, tratta dal suo libro più famoso, La grande trasformazione, che dice: mentre alla fine della grande guerra e per tutto il decennio successivo gli ideali del XIX secolo erano ancora dominanti, con il 1940 ogni traccia del sistema internazionale era scomparsa e, a parte poche enclave, le nazioni vivevano in una situazione internazionale completamente nuova. Mi sembra un punto di vista utile alle riflessioni che intendo proporvi, ed è per questo che mi sono servito di questo punto di vista, di questa frase, per cominciare, per cercare di dare innanzitutto una risposta. Perché, secondo Polanyi, si era perduta ogni traccia del sistema internazionale e in questa perdita si era trascinata dietro, come lui stesso dice, gli ideali del XIX secolo. Mi pare incontrovertibile, o comunque fortemente plausibile, ritenere che il principale fattore di questo mutamento radicale segnalato da Polanyi sia stata la crisi degli anni 30, la crisi esplosa a New York e negli Stati Uniti del 29. Ovviamente non ricostruirò, perché non c'è tempo e non ha senso, le dinamiche della crisi. Quello che vi volevo segnalare erano due spunti utili a proseguire la riflessione. Con la crisi, innanzitutto, crolla definitivamente l'egemonia britannica sull'economia mondiale, durata per lo meno due secoli. Crollo messo in evidenza dal crollo del gold standard, che fece sparire l'unica rete di transazioni finanziarie e commerciali mondiali. La dichiarazione di inconvertibilità della sterlina nel 1931 segna la fine traumatica anche del perno su cui quella rete si era retta, cioè la City di Londra. Per molti aspetti questo evento evoca uno analogo che si sarebbe verificato 40 anni dopo con la dichiarazione di inconvertibilità del dollaro imposta dal governo Nixon negli USA nel 71. 31 e 71 quindi sono, a mio giudizio, due eventi periodizzanti che aiutano a definire quel quarantennio come un'epoca unitaria, ancorché segnata da processi e dinamiche contraddittorie, una fondamentale, la seconda guerra mondiale, di un nuovo ordine mondiale imperniato su altri fattori, altre reti, altre egemonie, che ovviamente, come noto, faranno riferimento agli Stati Uniti e al dollaro. Il secondo punto di vista che mi volevo sottolineare è come con la crisi saltano tutte le ortodossie economiche che erano state elaborate nelle drammatiche pieghe della Grande Depressione di fine Ottocento. In quell'occasione gli stati avevano imparato a regolamentare i mercati e a estenderli attraverso il colonialismo, a sostenere le imprese attraverso aiuti governativi imperniati soprattutto sul ricorso alle tariffe doganali e a politiche monetarie attive. Le imprese avevano imparato avevano risposto, diciamo, alla crisi con un vasto e profondo sforzo di riorganizzazione produttiva in direzione dei cartelli e dei monopoli e di innovazione tecnologica, che aveva dato vita a un'economia capitalistica di massa. Un sistema nuovo di economie statali
protette, ma tenute insieme, possiamo dire, dall'esistenza e dalla permanenza della forza egemone, la Gran Bretagna, che era in grado di garantire la stabilità monetaria e l'espansione del commercio mondiale nonostante l'orizzonte protezionista in cui si mossero le grandi potenze industriali. Possiamo dire un ritorno a una sorta di neomercantilismo moderno per gli stati che erano arrivati dopo all'industrialismo, garantito dall'imperialismo libero scampista britannico. La seconda rivoluzione industriale, quella che sarebbe crollata nella crisi degli anni 30, era dunque il combinato disposto di quel ritorno al mercantilismo intrecciato con uno sforzo profondo di razionalizzazione del capitalismo, sia sul versante dell'impresa, trust, cartelli, integrazione impresa-banca, sia su quello dell'organizzazione produttiva con l'affermazione del taylorismo fordista. Dirigismo statale e centralizzazione dei capitali per consentire il rilancio dello sviluppo delle forze produttive su una scala mai conosciuta in precedenza. Questo gigantesco apparato produttivo è messo alla prova dalla Grande Guerra e presidia alla ricostruzione postbellica e soprattutto agli anni ruggenti, cioè a quel breve ciclo espansivo che si afferma alla metà degli anni 20. Con un corollario però che vorrei sottolineare, utile alla nostra riflessione, cioè la sempre più stretta correlazione tra la razionalità della macchina fordista e la direzione che assume in molti stati la riorganizzazione dello spazio politico e della società. Il riferimento più ovvio ed evidente di questo ragionamento è il capitalismo organizzato e corporatista, ipotizzato da Walter Rathenau, che assume il valore di un modello che noi possiamo ritrovare in forme differenti in molti stati europei e che preside ed è volto in qualche caso, in qualche modo, a produrre una riconciliazione tra il capitalismo e le masse lavoratrici sotto l'egida di uno Stato regolatore complessivo. Questa riconciliazione, come è ovvio, come è noto, richiamava in causa anche il socialismo in quel laboratorio politico che fu la Repubblica di Weimar. Vale qui la pena di riprendere alcune parole che scrisse nel 26 Schacht, l'allora presidente Hjalmar Schacht, l'allora presidente della Deutsche Bank, e che sarebbe poi diventato negli anni 30 ministro dell'economia di Hitler. Socialismo e capitalismo, scriveva, erano prima della guerra due grandi correnti sociali antitetiche, destinate a dare il benessere al genere umano. Prima del conflitto signoreggiava il capitalismo, pressoché illimitatamente. Dopo la guerra parve che il socialismo transitoriamente fosse per soppiantare il capitalismo, ma il socialismo deviò poi nella china perigliosa del bolscevismo, la cui crudeltà e i cui orrori sorpassano quelli della stessa guerra. Il sistema capitalistico è ineluttabile, proseguiva, traendo esso la propria ragion d'essere dalla natura della produzione ognora progrediente. Tuttavia, dobbiamo rendere tale sistema tollerabile, elevandolo al di sopra della mera finalità materiale, grazie al senso della responsabilità morale. Beh,
queste parole di Schacht credo che diano abbastanza il senso di quale tentativo venne operato da socialdemocratici e liberali nella prima fase della Repubblica di Weimar. Anche se queste riflessioni non ebbero forti ripercussioni sul piano effettivo delle politiche economiche e sociali, se non per quel che riguarda, nel caso della Germania weimariana, l'accentuata torsione produttivistica delle politiche economiche tedesche, ovviamente costrette a concentrarsi sul pagamento dei debiti di guerra e a soddisfare le clausole del piano Dawes prima e di quello Young poi. Questi indirizzi, queste riflessioni non furono però in grado di modificare l'ortodossia economica che fu in qualche modo chiamata a fronteggiare la crisi, a sostenere l'impatto del crollo dei mercati. Questa ortodossia nel caso delle crisi prevedeva una sola arma, un solo strumento, che prende il nome di deflazione. La deflazione è il taglio della spesa pubblica, l'innalzamento dei tassi a difesa della moneta, la riduzione dei salari, combinata con un inasprimento del protezionismo che porterà, come tutti sappiamo, fino alle sue estremizzazioni autarchiche. Questa formula non riuscì né a fronteggiare la disoccupazione né a superare quel sentimento, diciamo, quell'indirizzo, quelle pulsioni che presidiavano il mondo dell'impresa e che Maurice Dobb ha chiamato la paura delle capacità produttive, cioè l'idea che il capitalismo non avesse strumenti per contrastare la sovrapproduzione. Ovviamente penalizzando gli investimenti, impedendo processi di innovazione tecnologica sia sul versante del prodotto che delle criteri di produzione, proiettando le economie nazionali sempre di più nella spirale della crisi. Cioè emerse chiaramente già alla fine del 31 che la deflazione era un universo di politiche non anticicliche, ma procicliche, e quindi destinate ad proiettare nel futuro e ad aggravare sempre di più la dinamica della crisi. Emerse cioè lo scarto di strumenti, di teorie, di capacità tecniche, di quella ortodossia e la profondità della crisi, che si configurava come un collasso sistemico dell'economia mondo. E questo scarso apparve evidente agli attori del tempo, se non che non erano chiari e non rimasero chiari per molto tempo gli indirizzi da proseguire. Ma agli inizi del 1933 cambiano alcune dinamiche, avvengono alcuni fatti sui quali vorrei attrarre la vostra attenzione. Noi tutti sappiamo che il 30 gennaio del 33 si verificò la presa del potere di Hitler. Sfugge però spesso alla riflessione degli storici che nello stesso gennaio del 1933 in Danimarca si forma un nuovo governo basato per la prima volta sulla alleanza tra la socialdemocrazia danese e i partiti minori rurali, e che questo evento era stato preceduto da pochi mesi, di pochi mesi,
di un evento analogo che si era sviluppato in Svezia con la creazione di un nuovo governo basato sull'alleanza tra la SAP, che era la socialdemocrazia svedese, e il partito agrario. Cioè emergono in quel 1933 due strade, due progetti revisionistici, e vedremo in che termini lo furono, uno dei quali però, allora ovviamente sfuggì quasi a tutti gli osservatori, dotato di una potenzialità di futuro molto superiore a quella del nazismo. Bisognerà infatti aspettare 50 anni perché quel sistema costruito attorno alla socialdemocrazia tedesca scandinava crolli. Non dobbiamo dimenticare anche un'altra coincidenza, a senso qui riportare, che in quel gennaio il ministro delle finanze italiano Jung e Donato Menichella, che allora era il presidente della società finanziaria italiana, affidarono a Beneduce il compito di fondare l'IRI. E, scusate ancora se insisto con questi paragoni cronologici, in quel gennaio del 33 eravamo in mezzo a quel periodo di interregno tra la vittoria elettorale di Roosevelt nelle elezioni americane del 32 e la sua effettivo insediamento nella carica di presidente, che sarebbe avvenuta il 4 marzo del 33. Però era del tutto chiaro quale fosse l'orientamento di Roosevelt. Lo aveva annunciato forse nel suo più famoso discorso, che tenne durante la campagna elettorale, verso la fine della campagna elettorale a Chicago, nel quale lanciò il programma del nuovo corso del popolo americano, cioè il New Deal. E nei primi 100 giorni della sua presidenza, cioè tra la primavera e l'estate del 33, si verificarono, vennero attuate e messe in campo quelle politiche che poi avrebbero segnalato e costituito l'ossatura di fondo del progetto riformista di Roosevelt e che appunto prese il nome di New Deal. Perché ho segnalato questi quattro eventi, o forse è meglio segnalarle tre, quello italiano ci porterebbe in parte fuori strada e non abbiamo qui il tempo di ritornarci sopra, se avanzerà lo farò in fine della mia relazione. Perché tutti e tre questi progetti politici che si affermano, guardate bene, anche quello nazista per via elettorale, costituivano una proposta di revisione radicale, di rifiuto dell'ortodossia degli anni 20, imperniata sulla creazione della funzione anticiclica degli stimoli alla domanda, creando lavoro attraverso impieghi pubblici, sottraendo dai salari i costi della previdenza e dell'assistenza e di altre funzioni sociali come la sanità, messi a carico dello Stato, sostenendo i prezzi agricoli e soprattutto cominciando ad aprire il sistema istituzionale alla legittimazione del sindacato. L'idea di usare il debito pubblico per pompare domanda era una novità che, come ho detto, rompeva con l'ortodossia. Ovviamente fu una battaglia lunga che impegnò tutto il decennio, sia nei paesi scandinavi che negli Stati Uniti, ma anche in parte nella Germania nazista. Fermandoci ai paesi democratici, basti pensare che il Social Security Act, che forse l'atto conclusivo
della costruzione del New Deal e anche il Nation Labor Act vennero approvati nel secondo mandato di Nixon, tra il 36 e il 37, e che l'accordo definitivo che stabilizzava le politiche economiche anticicliche svedesi, con un compromesso politico tra capitale e lavoro, vennero sottoscritte in una piccola città termale nel 1938. Ma quello che era evidente è che era emerso in queste due aree, una centrale del mondo occidentale, l'altra un po' più periferica e con attori politici differenti, l'ala socialdemocrazia scandinava, che era tra l'altro nel quadro dell'organizzazione del socialismo internazionale, certo quella appartenente all'area più moderata e più anticomunista, mentre nel caso americano si trattava ovviamente dell'affermazione delle, come possiamo dire, degli orientamenti più progressisti e progressivi che hanno sempre allineato all'interno del Partito Democratico. Era emerso, dicevo, un modello di superamento della crisi che lasciava per strada le vecchie formule e segnalandone di nuovi, tentando di usarne di nuovi. E il più importante di questi era l'intervento dello Stato non più a sostegno del sistema economico, non più cioè sul lato della produzione, come era accaduto dalla fine dell'Ottocento fino ad allora, ma rivolto alla definizione dei fondamenti stessi della regolazione sociale, cioè sul versante dei bisogni e della domanda e dei consumi. Ovviamente non sfugge agli studiosi quanto fino allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale gli effetti di queste politiche rimasero limitati per una ovvia considerazione, che l'economia mondiale non dava segni di ripresa significativi e gli stati quindi dovevano operare chiusi all'interno dei loro confini, in quella spazio, diciamo così, che Hobsbawm chiamò gli igloo nazionali, per significare un mondo chiuso e assolutamente impermeabile alle dinamiche dello scambio. Ma quel che qui conta ai fini del nostro ragionamento, e anche ovviamente bisogna segnalare che dentro il sistema mondiale non c'era un nuovo baricentro, quindi la crisi di quelle reti di cui ho parlato in precedenza, la scomparsa, il collasso, era pienamente in atto. Ma quello che qui conta ai fini di ciò che ci stiamo occupando è che in questi due paesi, da un lato la democrazia progressista e dall'altro la socialdemocrazia, erano riusciti a definire i contorni di una nuova politica economica fondata, come ho detto, sulla regolazione del mercato attraverso l'welfare, che era stata e che aveva cominciato ad essere, a mettere in campo una capacità di riorganizzazione anche dello spazio politico attorno a un'alleanza strategica, a un grande compromesso tra il capitale e il lavoro, attraverso il quale rifondare la democrazia nel cuore dell'Europa, laddove questa democrazia stava vacillando. E se noi guardiamo alle dinamiche della Gran Bretagna, capiamo bene in che senso essa vacillasse. Infatti, in Gran Bretagna, ma anche in Francia, i due paesi che avevano maggiormente inverato nell'Ottocento le idee liberali, quelle idee, quei valori di cui parla Hobsbawm,
Non sono in grado, se non per il breve periodo e faticosamente del governo di sinistra in Francia, del Fronte Popolare, a costruire quel compromesso progressista di cui abbiamo parlato prima. Il caso inglese è ancora più emblematico di quello francese, anche perché lì operava, e non era silente in quegli anni, l'economista che più di ogni altro stava elaborando la teoria più solida di quel nuovo modello economico, cioè Keynes. Ora, di fronte al tentativo del Partito Liberale guidato da Lloyd George di tradurre in progetto politico la lezione keynesiana e costruire su questo un ponte politico nei confronti del laburismo, questo processo non si avvera. I laburisti e conservatori restano impigliati nelle secche dell'ortodossia, che in Gran Bretagna voleva dire difendere un modello di sviluppo internazionalista, sostanzialmente internazionalista e espansionista, ormai del tutto insostenibile. Gli sforzi per costruire una coalizione lib-lab, diremmo oggi, franarono e si delò un governo di unità nazionale tra un pezzo del laburismo progettato, diretto da McDonald, e il Partito Conservatore, una sorta di compromesso tra il laburismo nazionale e il tradizionale conservatorismo imperialista della destra britannica, che governò per tutti gli anni 30 svalutando la moneta, introducendo il protezionismo e lasciando elevata la disoccupazione. Un blocco conservatore a difesa del passato, rispetto al quale il laburismo non ebbe nessuna capacità di influenza, né quella parte che seguì McDonald, né quella parte che rimase fuori dal compromesso, abbarbicata tra l'altro, come altre componenti della socialdemocrazia europea, basta pensare a Hilferding, all'idea che il capitalismo fosse uno e uno solo e che non avesse al suo interno nessuna capacità di cambiamento. Rimasero sul campo, e questo è un paradosso che fa ritornare la riflessione dove l'abbiamo lasciata pochi minuti fa, sia i liberali progressisti che continuarono a insistere col loro progetto, chiamiamolo così per brevità, keynesiano, sia i fascisti di Mosley, sostenitori, seppur con accenti diversi, di un interventismo statale, di un nuovo revisionismo di stampo molto simile a quello che diciamo prese poi le forme di un dirigismo keynesiano, volto cioè al sostegno della domanda, alla spinta in direzione di un uso attivo del debito pubblico per rilanciare l'economia. Ora, questa vicenda dell'Inghilterra spiega bene come l'Europa si sia mossa in direzioni diverse. Non abbiamo qui il tempo per studiare il caso francese, ma è altrettanto evidente come in esso agirono dinamiche molto simili a quelle britanniche. Un compromesso, dicevo, che in Gran Bretagna e in Francia si forma solo nel breve periodo del Fronte Popolare, che però non fa sicuramente o non è in grado di ipotizzare politiche keynesiane, ed è per questo che cade, che delinea un'alleanza nuova, potremmo dire, tra imprenditori modernizzatori, masse lavoratrici sindacalizzate, forze agricole e anche classi medie urbane, interessate a rifondare la cittadinanza democratica su una legittimazione reciproca tra le classi e le forze sociali, in un quadro, ripeto, di interventismo statale, di segno progressista. Anche il nazismo abbandonò l'ortodossia economica,
Quando l'ex presidente della Banca Centrale, Schacht, venne nominato ministro dell'economia, secondo un percorso biografico simile a molti altri tecnocrati cresciuti nei circoli conservatori della Repubblica di Weimar, diciamo, il governo e il ministro Schacht tentarono di applicare un modello di intervento chiaramente orientato al sostegno della domanda attraverso un programma massiccio di lavori pubblici e di interventi di nazionalizzazioni e di interventi sociali e di regolazione dei mercati, che suscitò tra l'altro l'interesse e su cui rifletté lo stesso Keynes in quegli anni, siamo tra il 35 e il 36. Nelle politiche economiche che qui ho fatto di Schacht, ma che rimbalzano e sono presenti anche nelle dinamiche del fascismo italiano, rimbalzavano ovviamente gli echi di una critica al capitalismo liberale per la sua indifferenza sociale, per la sua estraneità alle dinamiche della società di massa, in nome di una economia sociale di mercato, che ovviamente non prendeva gli indirizzi che negli anni 30 prese attraverso la scuola di Friburgo e che poi sarebbe diventato un avamposto culturale della ricostruzione europea del dopoguerra, ma in una direzione opposta, dove la critica al capitalismo e al bolscevismo costituivano l'involucro per la definizione di una terza via nel quale capitalismo e proletariato, borghesia e proletariato diventavano strumenti dello Stato organico fascista. Con il lancio del piano quinquennale varato da Hitler nel 1935 emerge per la prima volta con chiarezza la differenza sostanziale che c'è tra il revisionismo tedesco e il revisionismo scandinavo o americano. Perché gli stimoli alla domanda sono chiamati a operare all'interno di un'economia militare centralizzata che affidava alla corsa agli armamenti più che al rilancio dei consumi, la ripresa economica e il superamento della crisi. In sintesi, il progetto democratico progressista prova a uscire dalla crisi attraverso un capitalismo statalmente organizzato che punta a controllare i meccanismi della riproduzione sociale a vantaggio dei consumi e della sicurezza sociale. Come ho detto, il progetto totalitario fascista in Germania e in Italia è invece quello di fondare un'economia dirigista, pianificata per la guerra, nella quale lo Stato si assume il compito di coordinare la distribuzione degli impieghi della ricchezza disponibile. Questo modello garantiva alta produttività, alta redditività e anche era capace di assorbire la disoccupazione, mentre imponeva una nuova forma su base razziale. Queste due alternative, questo dibattito sulle alternative, attraversa prepotentemente il campo antifascista negli anni 30. Anzi, direi che la cosa più importante, diciamo, la questione nodale che dà a quel campo una sua unitarietà e una sua centralità nel quadro europeo, è proprio la riflessione attorno a questi temi. Non tanto nella chiave di far propria le teorie liberal-democratiche di Keynes e neanche del New Deal, che rimasero sullo sfondo di questo dibattito, ma del planismo, cioè del tema del piano come una risorsa che poteva essere spesa non solo nel campo del totalitarismo comunista o nazista, ma anche all'interno delle democrazie parlamentari. Era questo dibattito sul planismo ricopre, come ho detto, un notevole interesse
perché è una ulteriore variante nella formazione del quadro ideale dell'antifascismo politico, che avrà poi un ruolo centrale nella direzione degli stati nel secondo dopoguerra, capace di collocare all'interno del modello del capitalismo statalmente organizzato non solo il welfare, non solo la regolamentazione sociale, ma anche la nazionalizzazione e una più drastica istituzionalizzazione del mercato e della proprietà privata in un quadro democratico. È in qualche modo il tentativo di tradurre in programma la lezione di Rosselli, quella cioè di un liberalismo socialista o di un socialismo liberale, cioè il tentativo di rifondare la democrazia europea su un grande integrazione, compromesso, ripensamento, integrazione tra queste due grandi correnti del pensiero politico europeo che erano state appunto divise, separate, contrapposte lungo il corso del XIX secolo e fino alla crisi degli anni 30. Allora, in questo quadro, e mi avvio a concludere, cos'è la guerra? E che ruolo scopre, ricopre questo evento terribile e traumatico? Cioè a risolvere e a sciogliere quale delle due alternative in campo avrebbe dovuto presidiare al futuro del mondo e dell'Occidente in particolare. Cioè lo scontro è tra due modelli di organizzazione dello Stato e della società, entrambi, e questo è bene sottolinearlo, usciti attraverso una revisione critica dell'ortodossia economica e della visione economica degli anni 20 e dell'Europa degli anni 20 e dell'Occidente degli anni 20. Quindi non uno scontro tra reazione e progresso, ma uno scontro tra due modelli di riorganizzazione post-crisi dell'Occidente e del mondo. Ma prima che già che la guerra fosse finita, quando già si stava delineando chi fosse il vincitore, è chiara la direzione di marcia che questo processo avrebbe avuto. Nel 1941 viene lanciata la Carta Atlantica, che presidia in parte alle questioni di cui ha parlato Marcello Forest prima. La Gran Bretagna, quella che era stata impaniata dentro quel dibattito irrisolto, sceglie drasticamente col piano Beveridge una visione del welfare avanzata, molto più avanzata tra l'altro di quello che era stato il modello degli UDI, quindi imponendo alle forze liberali e prima di tutte il liberalismo conservatore di accettare, di confrontarsi lungo quella direttrice del welfare e del capitalismo socialmente organizzato. La conferenza di Bretton Woods, che segna la riorganizzazione del mondo e la ricostruzione dei principi su cui le nuove reti dello scambio mondiale si sarebbero potute ricostruire, e la parola d'ordine lanciata nel 1944 dal primo congresso dei partiti socialisti: il lavoro non è una merce. Mi sembra che questi quattro osservatori servono a capire con grande forza qual è il senso di marcia della guerra, in che senso la guerra è una transizione e in che senso la guerra scioglie quei nodi che gli anni 30 avevano lasciato irrisolti. La guerra dunque serve a far capire che il mondo si sarebbe dovuto muovere lungo quegli indirizzi che agli inizi degli anni 30, nelle periferie dell'Europa o al di là dell'Atlantico, governi progressisti illuminati avevano cominciato a delineare.